Si infiamma la campagna elettorale a Racalmuto. Il prossimo 28 aprile si andrà alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio Comunale. Sono quattro i candidati a sindaco: l'uscente Emilio Messana con Racalmuto Libera e Onesta, Vincenzo Maniglia con la lista per Racalmuto, Cinzia Leone con Siamo Racalmuto e l'ex sindaco Salvatore Petrotto con Riparte Racalmuto. Mancano due settimane al voto e in questi giorni impazzano i comizi elettorali. Ieri sera ha suscitato scalpore l'intervento pubblico in piazza Francesco Crispi del ricandidato sindaco Emilio Messana, che ha lanciato pesanti accuse. Ecco cosa ha detto: state attenti a non minacciare i nostri concittadini, state attenti a non abusare dei ruoli che avete nelle pubbliche amministrazioni, nelle aziende private, state attenti, vi facciamo mettere le manette, vi facciamo perdere il posto di lavoro. Vergogna! 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 Il voto è libero! Il voto è libero! E la politica deve liberare dal bisogno gli altri, non se stessi! Vergogna! E adesso, quasi certamente, le dichiarazioni di Messana non saranno passate inosservate alle forze dell'ordine, che potrebbero aprire un'indagine per accertare la veridicità delle denunce dell'attuale sindaco.